Ciao a tutti ragazzi, qui è Giù360 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con il quarto episodio con il Road to Champions su FIFA 23. Oggi tocca al Barcellona e prima di iniziare io come sempre vi metto qui nello schermo la classifica aggiornata con tutti quanti i risultati delle squadre con cui abbiamo già fatto il Road to Champions. Mi raccomando, se non avete visto degli episodi andateli a recuperare, li trovate su questo canale. Sono solo tre, mi raccomando non perdete il filo di questa serie. Altra cosa molto molto importante, dovete lasciare subito un bel mi piace, perché i video sono difficili da fare, sono molto lunghi, studiamo giorno e notte per capire come comporre una squadra per vincere la Champions, e quindi signori, secondo me tutto questo lavoro va premiato con un bel mi piace. Ricordatevi sempre di lasciarlo ogni volta che aprite un video del Road to Champions, e cerchiamo appunto di arrivare a quota 5000. Adesso basta parlare e concentriamoci subito sulla carriera, perché le ultime tre squadre, le prime tre squadre di questa serie non sono andate molto bene. Il Barcellona, secondo me, almeno sulla carta, potrebbe vincere già alla prima stagione, massimo alla seconda. Già impiegarci tre anni per vincere con una squadra molto forte, con tanti giocatori giovani come Pedri, Gavi, come Koundé, Arauco, giocatori veramente importanti che faranno più due, più tre in ogni stagione, secondo me è già un fallimento metterci tre anni. Cerchiamo quindi di porci l'obiettivo di vincere questa Champions League in due stagioni. Detto questo, comunque, iniziamo subito a ragionare sulla formazione. Allora, vi ricordo che non possiamo cambiare modulo, vi ricordo che possiamo fare solo due acquisti per ogni sessione di calciomercato. Allora, l'attacco non si tocca, l'attacco non si tocca perché c'è Robert Lewandowski che ha 33 anni, però è un 91, quindi può giocare almeno per due stagioni, quindi lo confermiamo. Sulle fasce si è messi addirittura fin troppo bene, perché c'è Dembélé, c'è Ferran Torres che ha potenziale minimo 88, in panchina c'è Rafinha, Ansu Fati, siamo messi veramente bene, quindi non tocco nulla. De Jong e Pedri sono fortissime, quindi non li tocco. Abbiamo Busquets con Kessié, vorrebbe essere interessante, 25 anni, 84, però secondo me si può prendere un CDC più forte, ma secondo me la priorità almeno per il primo anno deve andare sul ruolo dei terzini, perché a destra c'è solo Sergio Roberto e nessuno, quindi per forza di cose bisogna prendere un terzino destro. E poi occhio a Jordi Alba, perché Jordi Alba ha 33 anni, gli stessi anni di Busquets, ma se Busquets cala comunque mi gioca Kessié, che è un 84. Se invece mi cala Jordi Alba, chi mi gioca Alonso, che è 79. Quindi secondo me i due colpi io lì appunto me li giocherei in queste zone qui, un terzino destro e un terzino sinistro. Per quanto riguarda invece la difesa, Koundé, Arauco, siamo a posto per tutta quanta la carriera, per tutto quanto il video. Stesso discorso per Ter Stegen, 30 anni, 88, i portieri calano più tardi, se non erro, rispetto ai giocatori di movimento, e quindi secondo me possiamo tranquillamente andare avanti con Ter Stegen. Questo è lo studio del Barcellona, una squadra veramente molto molto buona, e come ho detto prima, secondo me in due anni la Champions si può portare a casa. Prima di avanzare però nel calendario e di vendere qualcuno per fare cassa, vediamo il giovane della primavera, Francisco Dominguez, che è un AD, però forse fa l'upgrade, si è messo in un'altra posizione del campo. È troppo scarso per essere il giovane forte della primavera, è impossibile che sia solo 66. Fa l'upgrade, si è messo in un'altra zona, vediamo dove. Si è messo centrocampista, si è messo punta, si è messo punta, fa 69. Beh, ci potrebbe stare, è un 69 che cresce. Abbiamo il vice di Lewandowski, vediamo. Non ha... Ah sì, c'è Roberto. Beh, già che ci siamo ragazzi, il vice di Lewandowski potrebbe essere proprio il nostro giovane, che è un 69, visto che fa l'upgrade a punta, e di sicuro a fine anno arriverà a 72-73, anche se non gioca. Quindi secondo me ci è andata bene, ci è andata bene. Proprio l'unico ruolo in cui eravamo scoperti a livello di panchina era l'attaccante, e ci è andata veramente molto molto bene. Quindi primo passo di questa carriera, andare subito nella Barosa e trasformare il nostro fenomeno della primavera in una punta. Dovrebbe diventare un 69, anche il potenziale per diventare speciale. Fatto questo, io direi che possiamo iniziare a mettere sul mercato tutti quanti i giocatori che non rientrano nei nostri piani. Blocchiamo Lewandowski, blocchiamo De Stegen, blocchiamo assolutamente De Jong, mettiamo sul mercato Jordi Alba perché ci servono soldi. Mettiamo sul mercato anche Busquets a questo punto, no? Così almeno giochiamo con Kessié, tanto comunque lui due settimane già è un 71, quindi mettiamolo sul mercato. Pedri si blocca, ovviamente si blocca anche Kessié, per il primo anno lo teniamo. Per quanto riguarda invece gli esterni, gli mettiamo subito il baghettino per farli crescere di più. Secondo me
Dembélé e anche Ferran Torres, Ansu Fati, eccetera, con il baghettino qui del cambio ruolo diventano dei fenomeni assoluti. Blocchiamo Koundé, blocchiamo Araujo e baghettino anche per quanto riguarda Rafinha, trasformato AS e lasciato così. Per chi mi chiede ancora del bug, signori, dovete fare esattamente questo senza però cambiare mai la posizione. Quindi quando scadono le due settimane voi non dovete toccare assolutamente niente. Così facendo cresceranno molto più veloce. Perché Christensen ha un ruolo importante? Perché questo pesciolino qui osa chiedere il ruolo importante? Rifiutiamo subito, mettiamolo sul mercato perché non voglio giocatori scontenti. Gavi si blocca. Per quanto riguarda Sergio Roberto, secondo me come panchinaro ci può stare. Alla fine è un 80 di overall, rinnoviamo con ruolo turnover, lo trattiamo subito perché forse è scadenza, non l'ho visto. Rinnoviamo Sergio Roberto perché secondo me un 80 panchinaro ci può stare a 30 anni e secondo me ci sta. Poi finché accetta ruolo turnover barra sporadico a noi va più che bene. Altra cosa molto molto importante, signori, ci sono tantissimi giocatori che sono in prestito e quindi li possiamo richiamare. C'è anche Dest volendo, che può fare il panchinaro. Lo blocchiamo con ruolo sporadico, può giocare terzino destro e terzino sinistro. Allora facciamo una cosa, signori, visto che a destra abbiamo già Dest perché l'abbiamo richiamato, possiamo fare una piccola cosa, ovvero trasformare Sergio Roberto in centrocampista centrale, che dovrebbe fare l'upgrade. Così abbiamo anche un vice all'altezza dei titolari, perché c'è solo Gavi. Poi abbiamo bisogno, secondo me, di un altro 80 con ruolo turnover a centrocampo. Perfetto. Ultima cosa da fare prima di avanzare: le clausole rescissorie. 110 milioni per Ferran Torres, 85 milioni per Ansu Fati. Questo qui secondo me sarà un grande problema, anzi problema no, però una grande scocciatura, perché purtroppo bisogna entrare quasi sempre nella trattativa per togliere le clausole, perché purtroppo in Spagna quasi tutti quanti i giocatori chiedono la clausola rescissoria. Quindi mi metto qui con il turbantello e rinnovo tutti quanti i contratti, e qualora ce ne fosse necessario magari allungare anche il contrattino di un anno, quindi sono 6 anni in questo caso per Ansu Fati. Tolgo la clausola e gli do anche un po' di soldi in più. Faccio questo per tutti quanti i giocatori della nostra rosa che hanno la clausola rescissoria. Tutto fatto, ragazzi, tutto fatto. Sono passate 47 ore, sono passate 47 ore, ma sono riuscito a togliere tutte quante le clausole tranne quella di Robert Lewandowski, perché purtroppo mi ha rifiutato lo stipendio di 500 milioni al giorno. Dopo gli rifaccio di nuovo il contrattino. Avanziamo perché abbiamo bisogno di fare cassa per prendere dei giocatori che siano top in quella determinata posizione. Arrivano le prime offerte. Allora Dominguez non se ne va perché lo teniamo, abbiamo detto. Tenas è buono come riserva, e Jordi Alba lo possiamo vendere per 36 milioni all'Atletico Madrid e per 34 milioni al Chelsea. Va bene così, potevo trattare per chiedere 2-3 milioni in più, però non fa niente, va bene così. Budget accumulato 327 milioni. Ho venduto anche mia nonna e adesso siamo pronti per acquistare i due terzini, il terzino destro e il terzino sinistro. Occhio però a Termina Calciomercato, perché potrebbe veramente metterci in grossa difficoltà, anche se alla fine Alonso è un 79 ed adesso è un 76, cioè non sono proprio da buttare, però comunque non sono dei fenomeni, i soldi vanno spesi. Giriamo la ruota, signori, occhio a Termina Calciomercato, che è passato. Compra under 30, compra under 30, e qui, signori, possiamo prendere praticamente il miglior terzino destro o il miglior terzino sinistro. Individuato il terzino, signori, Alfonsuccio Davis, gioca nel Bayern Monaco, 21 anni, canadese, 84. C'era anche Theo Hernandez che era un 85, e c'era anche Robertson, solo che Robertson ha 28 anni e non si sa mai quanti anni ci mettiamo, no? Quindi è meglio cercare di prendere qualcuno giovane. Tra Theo Hernandez, che ha tipo 24 anni, mi sembra, 25 anni, con un 85, e Davis 84, quindi solo uno in meno di overall, ma 4-5 anni in meno, ho scelto Davis. Valore 60 milioni, parliamo subito con il Bayern Monaco, che vediamo un po' che pezzo ci fanno. I soldi li abbiamo, quindi possiamo esagerare. Provo con 90 milioni. Cosa ci dicono? Che l'affare si fa. Chiuso il grande colpo sulla sinistra. Alfonsuccio è il nuovo giocatore del Barcellona. Eccolo lì, signori, Davis messo in campo. A questo punto non ci resta che armarci nuovamente di ruota, fare una bella mescolata e pregare di beccare qualcosa di carino, perché mi serve un grande terzino destro. C'è Dest, ma ho bisogno di uno più forte. Vediamo un po'. Termina Calciomercato è passato. Cheat Liga Portoghese. No, un terzino del campionato americano. Porca di quella miseria. Ho individuato il giocatore da acquistare, ed è un giocatore che ha giocato nel Barcellona, è cresciuto nel Barça, e anche nella foto, c'è ancora la foto, c'è ancora la maglia del Barça. Quindi è perfetto per noi. A parte gli scherzi, perché, signori, andiamo sul maialino pig? Perché? Perché purtroppo non c'è nessun terzino sinistro barra destro più forte di Dest. Quindi tanto vale tenere Dest, e ovviamente è un peccato buttare la acquisto.
giusto. Prendiamo comunque qualcuno che ci serve per la panchina. In questo caso, il maialino Pig. Non paghiamo la clausola rescissoria, ma sì, dai, possiamo anche pagarla. Paghiamo la clausola rescissoria e ci portiamo a casa il secondo colpo della prima sessione di calciomercato. Faccio il contrattino, vedo un po' se devo fare qualche obiettivo, tipo prendere dei cinesi per fare degli obiettivi, controllo piani di crescita e cose varie, e poi dopo vi faccio vedere la squadra completa. Tutto fatto, signori, ho controllato ogni cosa e guardatevi in alto a sinistra, adesso abbiamo eccellente come valutazione, come fiducia, 93, perché sono riuscito a prendere i cinesi della primavera. Ok, sono contento, questa è quella squadra, peccato non aver migliorato la fascia destra, però c'è comunque destra che dovrebbe crescere abbastanza. Per il resto la squadra è questa qui, la stessa che avete visto fino ad adesso. Non ci resta quindi che simulare come sono andate le prime partite. Abbiamo perso 2-1 con il Bayern München, però in campionato le abbiamo vinte tutte. Vabbè, col Bayern München ci sta, dai. Avanziamo, signori, e ci vediamo alla fine del mese di maggio. Possiamo vincere la Champions alla prima annata e fare un miracolo clamoroso? Non lo so, è difficile. Prima di salutarvi, Real Madrid 1-1, Inter, vediamo, 3-1, vittoria con l'Inter. E allora, signori, basta, ci vediamo alla fine. Ci siamo, ragazzi, ci siamo, stiamo arrivando alla fine. 31 maggio 2023, siamo arrivati in semifinale di Champions e abbiamo perso con il Bayern Monaco 1-1 all'andata e sconfitta 1-2 al ritorno. Per quanto riguarda invece poi 3-1 anche con i quarti, sì, è un cammino molto molto facile, perché abbiamo beccato il Marsiglia, squadre comunque alla nostra portata, la primavera big in Champions League purtroppo ci ha fatto fuori. Vediamo però come siamo andati in campionato, perché secondo me siamo andati bene, siamo arrivati terzi con 78 punti. Mi aspettavo qualcosina in più, anche perché ho visto che lì è verde, quindi la fiducia è comunque molto alta. Perché se non abbiamo vinto il campionato, che era l'obiettivo della società, non lo so, non ci facciamo domande. Vediamo però come sono cresciuti i giocatori, perché Desta ha fatto 84. Dio mio, era un 77. Ma cos'è? Un fenomeno. Lewandowski 90 è decresciuto, Ferran Torres 88, Pedro 89, De Jong 91, Kessié 86, Koundé 86, Araujo 87, eppure Ter Stegen è salito con Davis a quota 91. Bene, ragazzi, bene, la squadra è veramente forte. È forte, 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 porca miseria. Guardiamo un attimo le statistiche. Capocannoniere Lewandowski, 33 reti. Mamma mia, 18 gol per Franco Kessié. E che facciamo con Kessié? Lo cambiamo? E devo cambiarlo per forza, perché altrimenti dove andiamo a migliorare? Potrei cambiare ovviamente il terzino destro, anche se Dest è cresciuto, però volevo cambiare pure Franco Kessié. 18 gol e 8 assist, molto bene anche Ferran Torres, mi ha giocato poi Ansu Fati ha una media gol incredibile, solo 24 partite, 13 gol, praticamente gli stessi di Rafinha, che ha fatto quasi il doppio delle sue partite. Dembélé ha deluso un po', secondo me si è alternato con Ansu Fati. Va bene, 15 assist per De Jong, 11 assist per Pedri, comunque sono statistiche che vale la pena mostrare. Ok, sono contento della crescita di tutta quanta la rosa. Non ci resta quindi che avanzare, peccato non aver vinto al primo anno, siamo arrivati in semifinale, siamo andati veramente vicini al miracolo. Adesso però bisogna concretizzare. Se riusciamo a fare due acquisti, uno in mezzo al campo e uno sulla fascia difensiva di destra, secondo me questa squadra ha l'obbligo morale di portare a casa la Champions League, perché il livello inizia ad essere veramente veramente buono. Seconda stagione appena iniziata, vediamo subito il budget: 338 milioni per migliorare questa formazione. Il punto debole è Dest, poi c'è Kessié e occhio a Lewandowski che sta calando. Se dovesse uscire tipo Ligan, possiamo prendere Mbappé, oppure se esce Premier League possiamo prendere Haaland. Non lo so, secondo me è più un colpo da fare alla terza stagione. Ora concentriamoci sul centrocampista e sul terzino, ma molto dipenderà ovviamente dalla ruota, e quindi armiamoci di questa bellissima ruota che tanto odiamo. Facciamo un po' di giri di riscaldamento, giriamo un po' e vediamo, va bene tutto tranne che termina calciomercato, perché ho bisogno di migliorare. Vediamo un po', acquisto extra, possiamo fare 3 acquisti, mamma mia. Allora diventa difficile fare 3 acquisti, perché per migliorare questa squadra bisogna prendere dei giocatori veramente importanti. Con 300 milioni non facciamo 3 acquisti, perché secondo me degli acquisti importanti costano anche 150-160, ci costano. Quindi non lo so, però vediamo quello che riusciamo a fare. Questo però ci aiuta, perché? Perché se esce tipo il campionato americano, possiamo prendere un panchinaro e averne altre 2. Ligan! Me lo chiami così, me lo chiami Mbappé.
Mbappé, così me lo chiami. Porca miseria, io non me lo posso far scappare Mbappé, anche perché adesso abbiamo il terzo acquisto. E però se spendiamo tutto per Mbappé, poi non riusciamo a prendere anche il CDC e il terzino. Non lo so. Allora facciamo una cosa, ragazzi, vediamo gli ATT della Ligue 1, vediamo chi c'è e vediamo se c'è ancora Mbappé, ovviamente. Ho messo nell'avmercato il miglior attaccante della Ligue 1, il miglior CDC della Ligue 1 e il miglior terzino destro della Ligue 1. Allora, Kanté purtroppo è vecchio e quindi non lo prendiamo, poiché sia un 86, quindi è anche molto giovane, ha tipo 26-27 anni, quindi non ha senso, no? Cambiarlo con Kanté che ha 32 anni, quindi Kanté si butta nel gabinetto. E Mbappé o Hakimi? C'è troppo divario, c'è troppo divario, io non posso farmi scappare questa opportunità. Ovviamente in questa serie, in questo Road to Champions, capiterà più volte di prendere Mbappé, ma è giusto così, va bene, non importa, perché comunque noi ci atteniamo a quello che ci dice la ruota e cerchiamo di fare la miglior squadra possibile. Un Mbappé così non ce lo possiamo assolutamente lasciare scappare. Metto come contropartita Robert Lewandowski, che vale la bellezza di 175 milioni, e provo con 130 più il nostro attaccante. Cosa ci dicono? Che ne vogliono 133 e abbiamo ancora 223 milioni per fare due acquisti, cambiare il CDC e cambiare anche il terzino destro. Bene ragazzi, bene, Mbappé messo lì davanti. Adesso non ci resta che aprire nuovamente la ruota e girare, perché abbiamo ancora a disposizione due acquisti. Facciamo una bella mescolata e giriamo. Possiamo anche spendere tutto il budget per prendere un solo grande giocatore, vediamo un po' cosa ci esce. Bundesliga, Premier League, mamma mia, qui signori, dove andiamo andiamo, ne prendiamo uno forte. Allora, cerco un po' sul mercato e vedo un po' i migliori CDC della Premier League e i migliori terzini destri barra sinistri della Premier. Eccoli qui signori, eccoli qui i giocatori che sto facendo seguire. Come sempre prendiamo il migliore, anche perché questa squadra, secondo me, anzi non secondo me, questa squadra deve vincere adesso. Quindi posso prendere Fabinho che ha 29 anni, posso prendere anche Rice che cresce come un pinguino, 24 anni 85, ma prendo Casemiro che ha solo 31 anni, altre due che ha purtroppo un'età abbastanza avanzata, ma Secondo me in 2 anni la vinciamo. Che sì, lo posso mettere come contropartita, così abbiamo i soldi anche per prendere il terzino. Quanto vale che sì? Vale 75 milioni. Uno scambio alla pari che sì, Casemiro? Vogliono 6 milioni e noi ragazzi glieli mettiamo 6 milioni. Tanto c'è Nico Gonzalez, panchinaro, che dovrebbe essere tipo un 76-77, quindi è perfetto. Poi uno come Franco che sì, non accetta il ruolo turnover, quindi ci sta metterlo come contropartita. Ruolo cruciale per Casemiro, facciamo il contrattino, poi riginiamo la ruota perché possiamo prendere anche il terzino destro. L'ultimo acquisto possiamo fare, quindi se ci esce tipo campionato argentino, siamo costretti a prendere un panchinaro e tenere destro. Eccolo lì signori, la squadra è veramente forte, la squadra, porca di quella vacca, è veramente forte. Bisogna cambiare destro, prendiamo subito quindi la ruota e grazie all'acquisto extra possiamo appunto migliorare anche il terzino destro. Facciamo un paio di girate a Stolopiteche e vediamo un po' che cosa ci esce. Qui signori, migliorare quella posizione è difficile, deve per forza uscire un campionato top. Vediamo Bundesliga, forse c'è qualcuno, vado a vedere. Ho visto un po' i terzini e purtroppo non c'è nessuno. Allora, c'è Marzapane che gioca nel Bayern Monaco e c'è anche Angelinho che gioca nell'Ipsia. Il problema è che hanno entrambi 84 di overall e il nostro dest è un 84, quindi perché andare a prendere un giocatore che ha praticamente lo stesso overall del nostro titolare, che comunque è giovane, sta crescendo e sta facendo bene? Non ha senso spendere secondo me i soldi per questi due. Quindi cosa facciamo? Ho visto che ci serve un portiere panchinaro, perché abbiamo solo uno che è un 69 e se si fa male Ter Stegen non possiamo giocare con un 69 in Champions League, quindi utilizziamo questo acquisto per poter migliorare la nostra panchina. Provo con 13 milioni, vediamo un po' cosa ci dice il Bayer, che 13 milioni vanno più che bene. Faccio il contrattino e poi niente, controllo un po' le clausole rescissorie, controllo i vari contratti in scadenza e vedo un po' tutti quanti i piani di crescita. Tutto fatto, ci siamo ragazzi, questa qui quindi è la squadra Desto 85, abbiamo fatto bene a confermarlo, già sta crescendo. Bene ragazzi, bene, questa qui è la formazione, adesso abbiamo l'obbligo di vincere tutto. Ho fatto anche gli obiettivi, ho preso i cinesini scarsi per l'armavera e quindi siamo buoni, siamo forti ragazzi, siamo forti, con loro siamo al completo. Andiamo alla fine. Siamo arrivati alla fine della stagione, abbiamo fatto peggio dell'altra volta. Perché? Perché purtroppo siamo stati fatti fuori ai
quarti con il Liverpool ai calci di rigore e siamo stati sfortunati. E ci vuole anche un po' di fortuna, non bisogna solo essere bravi, bisogna anche avere fortuna. Abbiamo fatto fuori il Bayer Leverkusen 3-1 all'andata e 5-2 al ritorno, però purtroppo la sfortuna ci ha rimato contro. Siamo forse, sì, siamo a rischio esonero, arancione, ma è giusto così. Abbiamo vinto il campionato e forse mi sa che il campionato ha salvato la panchina di Xavi. Bene ragazzi, bene, almeno su questo, almeno questa è una cosa positiva, abbiamo almeno un'altra possibilità. Questa qui è la squadretta con Dest 86, mi aspettavo un po' di più. Sono sincero, porca vacca, perché era 85, avete visto, era 85 quando ho simulato, mi ha fatto solo più uno. Vabbè, l'anno prossimo lo cambiamo, quest'anno si poteva tenere, abbiamo fatto altre scelte, quest'anno, l'anno prossimo bisogna cambiarlo. Ferran Torres 91, Mbappé 95, Dembélé 88, Pedri 92, Koundé 89, Ter Stegen 91, che squadra incredibile, che squadra incredibile. Vediamo subito le statistiche, perché il capocannoniere è il Kiliano, è certo che è il Kiliano. 35 reti, 19 assist, 15 per Pedri, 15 per Rafinha, 11 per Ansu Fati. Mi sa che mi sta giocando Ansu Fati. Ansu Fati a 89, Dembélé 88. E allora signori, sapete cosa faccio io? Vado subito su Ansu Fati, gli cambio subito posizione, lo metto a D, lo ritrasformo a S, così cresce di più. E la cosa bella, sapete qual è la cosa bella? È che Dembélé ha ruolo sporadico. Tutti e due hanno ruolo sporadico, 89-88 con ruolo sporadico. Comunque mi gioca Ansu Fati con Dembélé panchinaro. Perfetto, sono contento, abbiamo comunque salvato forse la panchina. Questa qui è la squadretta, secondo anno finito. Non ci resta che simulare, anzi, non ci resta che andare direttamente alla terza stagione, vedere il budget, girare la ruota e spendere tutto per il terzino destro. Terza stagione appena iniziata, guardiamo subito il budget perché abbiamo 358 milioni per migliorare questa formazione. Non ci resta quindi che armarci di ruota e fare una bella girata, perché abbiamo bisogno di un grande campionato per migliorare appunto il terzino destro. Abbiamo due possibilità, perché se esce tipo campionato, che ne so, cinese, prendiamo un panchina e rigiriamo di nuovo. Va bene, tutto tranne calciomercato. E infatti signori, campionato argentino. E niente, bisogna prendere un panchinaro. Individuato il giocatore, eccolo qui, gioca nel River, è un difensore centrale barra terzino sinistro, una clausola di 22 milioni che noi non paghiamo perché vale di meno. Perché ho preso lui? Perché abbiamo bisogno di un difensore centrale in panchina. Quindi se c'è proprio un ruolo che devo per forza migliorare, miglioro appunto questa posizione qua. Mettiamo Giuseppe Greco come contropartita, vediamo un po', vogliono Alonso? Alonso no ragazzi, Alonso no, perché è il mio panchinaro, quindi lo togliamo subito. Però hanno fatto capire che più o meno vogliono 16 milioni, quindi provo con 16, vediamo un po' che cosa ci dicono, dovrebbero accettare. E infatti è così, preso il primo giocatore della terza annata con il Barcellona. Faccio il contrattino e poi rigiriamo di nuovo la ruota, perché abbiamo l'ultima possibilità per beccare un grande campionato per migliorare il ruolo del terzino destro. Eccolo qui signori, vi faccio vedere anche l'overall di Martinez, che è un 77, molto bene, ci sta, 77 e 26 anni. Garcia primo panchinaro, che è un 80, e Martinez 77, ci siamo coperti anche adesso in questa zona. Non ci resta quindi che prendere la ruota, fare un paio di giretti a solo Piteghi. Dai, forza, mi serve tipo Premier League, anche Serie A magari, vediamo un po'. Campionato del club, campionato del clun, ho scritto male, vabbè non si vede, campionato del club, quindi possiamo prendere un terzino che gioca nella Liga. Mi rimangio tutto quello che ho detto, non c'è nessuno ragazzi, ho visto tutti i terzini destri, terzini sinistri, ADA, ASA della Liga, non c'è nessuno. I più forti sono Grimaldo dell'Atletico Madrid e il cavallo Tierney dell'Atletico Madrid, e io un colpo lo devo fare per forza. Siamo coperti in tutte quante le posizioni, miglioriamo la riserva di Dest, quindi prendo Tierney e lo trasformo terzino destro. Signori, incredibile, anche Real Madrid non ha terzini forti, cioè pazzesco, sono senza parole. Provo con 70 milioni, vediamo un po' l'Atletico che cosa ci dice, che l'offerta è giusta. Offerto un po' troppo secondo me, ma ho visto tipo, boh, non lo so, ho sbagliato forse ad offrire, non lo so. Forse ho visto male il prezzo, perché mi sembrava di aver visto un valore diverso. Vabbè, comunque non fa niente, i soldi li abbiamo e poi alla fine si accumulano di anno in anno. 110.000, l'offerta è ridicola. Sono passati 7 giorni, rifaccio la trattativa e con 60.000 ce lo portiamo a
casa. Quanto cavolo vuole di soldi questo qua? Porca di quella miseria. Comunque ho rotto pure il joystick. Comunque non sono contento. Non sono contento perché abbiamo avuto due giri di ruota e non siamo riusciti a migliorare il ruolo, l'unico ruolo che ci serviva. Incredibile. Faccio il contrattino, controllo piani di crescita. Anzi, gli diamo 200.000 euro. Se mi dici di no, veramente spacco tutto. Offerta giusta, offerta equa. Bene. Controllo un attimo i piani di crescita, clausole rescissorie e vedo chi ha bisogno di un aumento di ingaggio. Tutto fatto, ragazzi, tutto fatto. Ho controllato ogni cosa. Questa qui quindi è la formazione. Terzo anno, secondo me questo è l'ultimo anno. Comunque vada, è l'ultimo perché abbiamo l'obbligo, abbiamo l'obiettivo di vincere campionato, coppa e Champions League. Partiamo già da un punteggio fiducia molto molto basso, quindi secondo me non c'è margine per sbagliare. Con secondo me una sconfitta in Champions League veniamo fatti fuori, ed è anche giusto, se posso essere sincero, perché la squadra è da Champions, siamo veramente forti. Avanziamo, terzo anno di carriera, ci vediamo alla fine. Signori, attenzione, perché siamo in finale di Champions con l'Arsenal. Finale di Champions League con l'Arsenal. Io mi sa che ho simulato fino al 31, quindi devo andare avanti, devo andare avanti. Abbiamo vinto forse anche il campionato, ho visto una caterva di vittorie. Devo andare avanti e quindi, signori, andiamo fino a giugno. Torniamo indietro e vediamo un po' cosa abbiamo fatto. 2-1 al terzo anno, vinciamo la Champions League con il Barcellona. E finalmente, aggiungerei io, finalmente. Vediamo anche il campionato, perché abbiamo vinto, mi sa che abbiamo fatto il triplete, ragazzi. Vinci la Coppa, vinci il campionato, vinci la Champions League. Triplete, triplete del Barcellona alla terza stagione. 97 punti, campionato dominato. La Supercoppa di Spagna, chi l'ha vinta? Abbiamo vinto anche la Supercoppa, signora. Abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo vinto la Coppa di Spagna 2-1 con il Valladolid. Abbiamo vinto tutto, abbiamo vinto la Champions League battendo l'Arsenal, il Lipsia in semifinale. Ai quarti abbiamo fatto fuori la Juventus 3-1 totale. Agli ottavi abbiamo fatto fuori il Liverpool, cammino insidioso, ottavi e quarti molto complicati. Nel girone dominio, no, con il Bruges a quota 11, noi a quota 12. Signori, ce l'abbiamo fatta. In tre stagioni siamo riusciti a vincere con questa squadra, con Mbappé 96, Ansu Fati 90, De Jong 93, Casemiro 90. Ha mantenuto, avete visto che abbiamo fatto bene a prendere Casemiro. Ha retto. Petri 93, Ferran Torres 93, Davis 94, Dest 87, Ter Stegen 91, Koundé 90 e Araujo 92. Guardiamo anche le statistiche per capire chi ha fatto bene e chi no. Mbappé 45 gol, mattatore della Champions League, 13 presenze, 12 reti, l'ha vinta lui, signori, l'ha vinta lui da sola, questa Champions, porca miseria. E diamoglielo questo pallone d'oro. 45 reti e 14 assist, 18-18 per Pedri, mamma mia, da centrocampista centrale. Ferran Torres 15-3, Dembélé 12-1, Ansu Fati 11-1, sono poi alternati secondo me Dembélé e Ansu Fati. Rafinha 11-6, anche Rafinha 89, cioè i due panchinari hanno 89 e 89, e i titolari 93 e 90, cioè per farvi capire quanto cavolo siamo forti. De Jong 6-6, Davis 5-4 e via tutte quante le statistiche di tutti quanti i giocatori della nostra incredibile rosa. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Grazie mille per aver visto questo video dall'inizio fino alla fine. Vi spoilerò come sempre la squadra del prossimo episodio. Sono 25 squadre, andiamo in ordine alfabetico. In ogni video vi spoilerò la squadra successiva. Il prossimo video sarà con il Bayern Monaco, domani o dopodomani alle ore 14:30, sempre su questo canale. Qui nello schermo vi metto la classifica aggiornata, perché in questo momento comanda il Barcellona con 3 anni. Ovviamente non è un buon risultato se parliamo comunque di classifica generale, perché il Manchester City secondo me vince prima, anche lo stesso Bayern Monaco, Real Madrid. Secondo me l'ideale sarebbe stato vincere al secondo anno, però purtroppo non ci siamo riusciti, ci accontentiamo di un triplete alla terza stagione. Io vi saluto e vi ringrazio, qui dal Barcellona è tutto, ci vediamo domani, bella!